Siamo all'inizio della 29esima edizione del torneo intitolato ad Andrea Boscione. Come ormai nelle ultime edizioni, il livello qualitativo è sempre andato via via aumentando, grazie anche al grande lavoro degli organizzatori. Anche quest'anno sono presenti le migliori squadre giovanili provenienti da Serie A e B, una su tutte l'Inter, il Napoli, il Torino, il Genoa, lo Spezia, l'Atalanta, la Sampdoria, la Provercelli, con la partecipazione anche di squadre dilettantistiche che si contenderanno il secondo Memorial Salvatore Giunta. Ma adesso è ora di cominciare, basta con le parole e diamo il via alle riprese di questo grande torneo. Buona visione a tutti e buon divertimento. Siamo con Pedone Francesco, allenatore della Sampdoria, direi una bella partita, anche se siete partiti sotto di 1-0, poi avete rischiato un po' all'inizio del primo tempo con quella palla che poteva entrare, però poi avete vinto. Sì, diciamo il risultato è stato positivo, poi meno male che eravamo un po' così sotto ritmo all'inizio, perché avevamo appena finito di giocare la mattina la semifinale, siamo stati l'ultima squadra a giocare, i ragazzi avevano mangiato le 2, alle 4 abbiamo rigiocato, dunque un pochettino abbiamo subito un po' l'iniziativa dello Spezia, poi è normale che abbiamo cercato di imporre quello che facciamo sempre, imporre il nostro gioco, e siamo stati bravi a ribaltare il risultato e a confermare quello che di buono abbiamo fatto anche quest'anno. Un bilancio di questo torneo, le è piaciuto e voi come vi siete trovati? No, quel torneo sicuramente è di livello, quando i ragazzi competono con squadre di livello, dunque con pari età, con leghe diciamo, che hanno qualità, è sempre una cosa positiva, perché la crescita sicuramente è importante, dunque fare partite di questo livello è sempre importante per questi ragazzi che devono crescere sia nel lavoro tecnico-tattico, ma anche nella mentalità e dunque nel carattere. Dunque fare questo tipo di partite bisognerebbe farne sempre tantissime durante l'anno, oltre al campionato, dunque questi tornei sono ben vengono, sono ben accetti da parte nostra e noi ci siamo trovati bene, diciamo che il risultato finale è positivo. Abbiamo incontrato sicuramente l'Inter che nel nostro girone, che siamo andati dietro loro, che la squadra è un pochettino più avanti di tutti, noi abbiamo tanti 99, loro hanno tutti 98 e poi come sappiamo tutti è una squadra che ha qualità nei ragazzi, dunque abbiamo perso la partita con loro che poi non ci ha permesso di andare nelle prime quattro, però è importante, ecco, quello che ho detto prima, la crescita dei ragazzi e cercare di migliorarli sempre sotto tutti gli aspetti. Marco Masi, allenatore dello Spezia, una partita che all'inizio del secondo tempo forse se entrava quel gol magari le cose cambiavano. Noi siamo partiti dal presupposto di fare questo torneo per vedere alcuni 99 che avevano avuto poco spazio durante l'anno, quindi a noi ci serviva quello, non ci serviva sicuramente i risultati, anche se poi fanno sempre piacere, no? Non è che bisogna essere ipocriti su questo discorso qua, però la cosa principale era valutare alcuni 99 che avevano avuto meno spazio durante l'anno. Comunque in un torneo così bello e così importante il sesto posto non è un brutto risultato, direi. Ma abbiamo avuto la sfortuna anche che dopo la prima partita siamo rimasti solo in 14 disponibili, quindi questo ci ha un pochino a livello fisico penalizzato, perché giocando ogni 2 o 3 ore diventa una fatica poi con questo caldo abbastanza importante, quindi non avendo i ricambi hanno sempre giocato gli stessi e quindi già stamani avevamo visto che non ne avevamo quasi più e oggi pomeriggio abbiamo confermato questa cosa. Luca Chiappino, mister del Genoa, terzo posto di un torneo prestigioso, soddisfatto? Sì, devo dire poi alla fine sì, perché si gioca tante partite in pochi giorni, fa molto caldo, i ragazzi sono davvero stremati, hanno dato tutto quello che potevano dare, c'è solo il rammarico della partita di stamattina che avevano iniziato molto bene e poi il secondo tempo abbiamo avuto un po' problemi un po' tutti, non siamo più riusciti a fare quello che avevamo in mente di fare, però va bene, insomma, fa parte anche questa della crescita dei ragazzi. L'anno scorso primi, quest'anno terzi, devo dire che la vostra squadra è sempre ad altissimi livelli, quindi avete ottime possibilità anche per il proseguo della vostra stagione. Ma noi quello che cerchiamo di fare è, al di là poi dei risultati che fanno piacere quando arrivano, ma cercare di far crescere singolarmente e in maniera collettiva i ragazzi. Questo è il nostro lavoro. È ovvio che si parte con un percorso formativo da molto giovani e si cerca di portarne più possibili alle categorie superiori. Questo è un gruppo che bene o male stanno insieme da 3-4 anni, perciò un altro anno buona parte di questo gruppo andrà a far parte del gruppo Primavera
e le ultime erano proprio il loro processo di formazione. Siamo contenti di questo. Più giocatori riusciamo a portare alle categorie superiori, e meglio è per il nostro settore. Di Cinto Andrea, allenatore dell'Atalanta, una partita dura, difficile, poi è risolta solo con un gol, diciamo, fortunoso. Sì, una partita dove abbiamo cercato di tenere soprattutto il possesso palla per sprecare meno energie possibili, e visto che poi abbiamo giocatori più tecnici che fisici, siamo stati bravi, abbiamo fatto quello che dovevamo fare senza rischiare nulla. Abbiamo preso gol su una disattenzione, però giocavamo contro una signora squadra, quindi va bene così. Devo dire che comunque quarti in un torneo di questo livello non è male come risultato. Lei è soddisfatto? Sì, sì, io sono molto soddisfatto, perché noi siamo in fase di preparazione dei play-off, che domenica ci giochiamo la possibilità di accedere alle finali con la Lazio, e quindi a noi interessava fare gamba, e anzi ne abbiamo fatta fin troppo. Abbiamo tanti giocatori via in nazionale, e quindi va benissimo così. Mister Andrea Menghini, una partita difficile, molto combattuta, e poi un gol vi ha condannato al secondo posto, però direi un bel risultato. Sì, una partita vera, nel senso, poi il calcio è questo, il calcio vive di episodi, una distrazione tua e concedi un gol e poi diventa difficile magari recuperare, però devo dire che abbiamo fatto un ottimo torneo, una buona prestazione, oggi una partita vera con una squadra che troveremo alle Final Eight a Chianciano dall'11 di giugno, quindi importante, è stato un fine settimana positivo di lavoro, di crescita, che ci proietterà poi a far bene nella fase finale del campionato. Un giudizio su questo torneo come organizzazione positiva? Oh, positivissima, nel senso abbiamo belli impianti, bei campi, organizzazione buona. Sotto quell'aspetto devo dire noi siamo sempre presenti, quindi una società amica, io son nato a Settimo, sono cresciuto nell'Eureka, quindi vengo sempre volentieri e vivo i ricordi dei primi calci al pallone, quindi un'esperienza positiva, un torneo. È mancata la ciliegina finale, però questa volta la torta la mangiamo senza ciliegina. Benoît Coé, allenatore dell'Inter, non ha bisogno di presentazioni, grande giocatore e oggi anche grande mister di una grande Inter. Non so se sono grande, credo che era un torneo importante nel settore giovanile, io facendo una categoria che secondo me è un dei più belli in assoluto, penso arrivi nazionale, abbiamo dei giocatori di qualità, abbiamo visto anche sì, un torneo molto impegnativo fisicamente, dove si gioca anche due volte al giorno, è chiaro che per la ragazza è molto impegnativo, però sono contento del risultato e anche di quello che hanno fatto, perché abbiamo visto fino alla finale della qualità, dopo la finale è sempre un po' un gioco un po' diverso. Una curiosità, quanto della tua esperienza sei riuscito e riesci a trasmettere a questi ragazzi per farli diventare grandi? Beh, l'esperienza serve, cioè la mia esperienza di tanti anni, la fortuna che ho avuto di poter tanti anni di giocare in Serie A mi permette tutti i giorni di poter giustamente aiutare questi ragazzi a dare consiglio, a aiutare questi ragazzi a crescere. Io penso che questo fa parte di me, io credo che come allenatore bisogna dare tanto per magari ricevere, magari chissà si riceviamo tanto, non lo so, però ce la mettiamo tutto e questo è importante. Adesso vi aspetta le finali da Fiuggi, un altro impegno molto, molto duro. Sì, le finali sono sempre una cosa bella, credo che è un premio per tutta la stagione, credo che le ragazze hanno fatto bene, è un gruppo complicato, difficile, avversario bravi, e essere a Canciano è una cosa bellissima per noi e speriamo bene, perché abbiamo un gruppo di qualità e speriamo metterlo in campo.
Marco Pollastrini, presidente, forse una delle più belle edizioni del torneo Boscione, cosa ne pensa? Ma sicuramente, a parte che si ricorda sempre l'ultima, devo dire che è stata una bella edizione, sì. Lavoro tanto, una grande squadra, tutti coesi e poi i risultati si vedono. Sì, sicuramente un lavoro che parte da lontano e questi sono i risultati tutto sommato, sì, tanto impegno, tanto sudore, soprattutto perché sono state belle giornate, quindi bello perché abbiamo avuto una bella cornice di pubblico, però faceva parecchio caldo. Prossimo anno siamo alla 30ª, dovremmo avere una grossa sorpresa, ci promette una grossa sorpresa per il prossimo anno? Ma diciamo che non sono abituato a fare promesse. È vero che si cerca sempre di fare del nostro meglio, poi ci devono essere tante condizioni che si devono verificare per poter arrivare a fare un bel torneo, insomma, ecco. Le faccio i miei complimenti perché l'ambiente è sempre un ambiente che dona positività e si vede che c'è un gruppo che lavora bene per il bene dei giovani. Sì, questo è vero, c'è molta sintonia. C'è un ambiente che rema tutto quanto nella stessa direzione, ci sono ovviamente le beghe familiari, ma quelle ci sono dappertutto, però la cosa importante è l'unità di intenti e questo effettivamente c'è, è così, è vero, sì. Allora tanti complimenti e al prossimo anno. Va bene, i complimenti li farei anche ai giocatori che hanno giocato e ci hanno fatto divertire. Ramacoggi, allora, è finito quest'altra edizione, la 29ª, stanco ma direi molto soddisfatto. Sì, stanco sicuramente, non io ma tutti quanti, è veramente un impegno notevole. Quest'anno francamente forse abbiamo faticato un pochino di più, perché comunque gestire tante squadre italiane professionistiche non è semplice, però vabbè, tutto sommato direi che questa forse è stata l'edizione forse più bella, adesso senza peccare di presunzione, però avevamo squadre veramente di alto livello e insomma i risultati del campo lo hanno dimostrato. Allora un po' di riposo e poi ripartiamo per la 30ª. Un po' di riposo sicuramente e poi vediamo. Ci puoi già fare qualche anticipazione? Hai già qualche idea, qualche contatto, qualcosa? No, beh, idee ce n'è tante, ma no, adesso devo soltanto riposarmi un po' perché questo torneo l'abbiamo messo in piedi da ottobre 2014 e quindi capisci che lavorare praticamente 6 mesi parallelamente all'attività, perché sembrerebbe poi che uno organizzi solo il torneo Boscione, ma c'è una serie D da gestire, una juniores nazionale da gestire, insomma, quindi non è un impegno molto semplice e quindi adesso sinceramente sono anche un po' svuotato, quindi preferisco riposarmi un po', poi vediamo. Grazie ancora e ancora tanti complimenti perché è sempre un piacere stare qui con voi e soprattutto vedere queste belle partite. Beh, sono grazie dei complimenti che io ovviamente condivido con tutti. Non faccio nomi perché sicuramente dimenticherei qualcuno, però si è formato una bella equipe di persone che hanno dato tutti una mano, insomma chi più chi meno, però comunque c'è stata partecipazione di tutti. Di questo siamo contenti, anche perché da solo o in pochi si farebbe veramente, non si riuscirebbe a fare una cosa del genere. Quindi siamo contenti, grazie a voi della vostra disponibilità, siete sempre cortesi e ci vediamo l'anno prossimo. Marco Miglia, responsabile del settore giovanile della Pro Settimo Euraca, un altro grande risultato questo torneo. Una bellissima edizione come quelle passate, sicuramente. Quello che mi ha colpito di più quest'anno, lo voglio dire subito, è stato il fair play in campo. Gli altri anni ricordo sempre in alcune situazioni atteggiamenti un po' oltre il limite sul campo, dalla tribuna. Quello che mi ha colpito quest'anno non c'è stato un solo piccolo episodio, piccolo vabbè no, qualcosina magari accade sempre giocando a calcio, un solo episodio rilevante in campo, grave. Parlo di litigi, aspetti disciplinari e sulla tribuna non ricordo una sola situazione negativa sotto questo aspetto. Questo per me è il risultato più bello quest'anno di questo torneo. Direi anche a livello tecnico, grandi squadre, abbiamo visto dei giovani interessanti che speriamo sempre, come dicevo agli allenatori, che prima o poi da tutti questi giovani nasca anche qualche campione che possiamo vedere in Serie A.
Sicuramente, a livello tecnico ho visto un tasso veramente elevato. Io sono un difensore, quando giocavo a calcio mi sono soffermato a vedere i tre centrali del Toro, mi hanno impressionato per la stazza fisica, per il passo e per le qualità tecniche. Giocatori veramente di altissimo livello. Se questi ragazzi non arrivano è perché probabilmente lassù in alto ci sono delle situazioni diverse, qualcuno non crede in loro o non ha voglia di aspettarli, perché le qualità per poter arrivare in alto ci sono tutte, sicuramente. La fatica è stata tanta, ma possiamo anche fare una battuta: la bronzatura è bella, la bronzatura da torneo? La mia in questo momento non è assolutamente una bronzatura da torneo, non è una lampada. E il lavoro che c'è dietro l'organizzazione di un torneo del genere è veramente, voglio usare un termine, sovrumano, una cosa pazzesca. Ogni anno al termine, come in questo momento, mi dico non lo farò più il prossimo anno, non mi metto lì con Roberto a seguire il torneo, perché c'è una fatica esagerata dietro. Poi dopo passa il tempo e alla fine poi ci rimettiamo sempre lì dietro la scrivania a lavorare. Ci tengo a precisare che Roberto è l'anima di questo torneo, io sono al suo fianco, però un forte ringraziamento va a lui, perché se il torneo si è svolto in questo modo, grandi meriti sono i suoi. Allora, in bocca al lupo, grazie ancora di questo bello spettacolo e vi aspettiamo per la 30ª. Grazie a voi tutti per essere stati qui presenti, il ringraziamento è generale per tutti, sicuramente. Appuntamento alla 30ª edizione, chissà, magari con qualche squadra importante straniera, per poter celebrare un'edizione, diciamo, trentennale di questo importante torneo che si svolge nella città di Settimo Torinese e nella nostra società Pro Settimo Eureka. È calata la sera qui a Settimo Torinese, sul campo della Pro Settimo Eureka, ed si è concluso il 29esimo torneo Andrea Boscione, ancora una volta di grandissimo successo. Le squadre si sono date una grossa battaglia per arrivare alla finale che quest'anno ha visto sul campo l'Inter e il Torino. L'Inter ha vinto per 1-0, ma la partita è stata veramente combattuta. Quindi si spengono le luci su questa edizione numero 29 e già si pensa alla prossima, cercando, come abbiamo chiesto anche al Presidente, di avere una sorpresa per aumentare sempre di più il livello qualitativo. Complimenti ancora agli organizzatori e arrivederci al prossimo anno per l'edizione del trentennale. Buonasera a tutti.